Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo la Cacao 45. Pistola silenziata inverno. Pistola silenziata con proiettili in grado di rimbalzare sulle pareti e trapassare i nemici. Quindi dalla descrizione già mi sembra tutto chiaro. È una pistola silenziata con appunto i proiettili che sono in grado di rimbalzare. Non è la prima arma in grado di far ciò, ma probabilmente all'epoca fu la prima arma introdotta con il doppio danno critico in grado appunto di far rimbalzare queste caramelle che spara. Allora, questa pistola arriva a un 43% di probabilità colpo critico. Come ultima perk purtroppo ha i danni da tormento per 6 secondi e la sua particolarità è appunto che i colpi rimbalzano sulle pareti. E non so se ve l'ho già detto raga, ma i suoi colpi rimbalzano sulle pareti. Questa pistola, la Cacao 45, uscì già un anno fa ed è ora disponibile nello shop settimanale su Salva il Mondo. Sicuramente un pezzo da collezionare, anche perché si sa, quando escono queste armi evento, poi bisogna aspettare un altro anno prima di poterle riottenere. Comunque, con il nuovo metagioco che sta cambiando, questa pistola torna parecchio utile e vi spiego subito il motivo. Innanzitutto, come sappiamo, la Epic sta praticamente ritoccando il loro metagioco. Vogliono convincerci a combattere più contro gli zombie, quindi a utilizzare meno tunnel di trappole, o meglio, utilizzare ancora i tunnel di trappole, ma magari in certi casi bisogna anche starci dentro a combattere. Ecco perché torna utile la Cacao 45. Come potete vedere da questo esempio, il modo più chiaro che avevo di farvi l'esempio, utilizzata all'interno di un tunnel, riusciremo appunto a estrapolare il massimo del suo potenziale. Perché è inutile dirvi che sì, qua l'arma è parecchio forte all'interno quando i colpi rimbalzano, un po' come se fosse una bordata portatile, ma se utilizzata a campo aperto lascia un po' a desiderare, sia perché comunque il colpo è lento ad arrivare quasi come quello del blitzer, ma sia perché appunto non rimbalzando non raggiungerà mai il massimo del suo potenziale, così come le bordate utilizzate dentro un tunnel, dentro le nostre costruzioni, dentro costruzioni artificiali della mappa, ci daranno modo comunque di colpire un bersaglio più e più volte con un singolo colpo. E immaginate poi con una somma di colpi, quali appunto come quelli di quest'arma, 8 colpi, beh, posso assicurarvi che comunque il danno lo fa. In molti casi, se il colpo rimbalza su pareti che sono veramente strette, il DPS è davvero elevatissimo. Ok, concentriamoci un attimo su due pareti down tiles. Come potete vedere, gli smasher vanno giù veramente in pochi secondi, pur essendo da solo. Quindi, per quanto riguarda posizioni ristrette, ha un DPS esagerato, forse meglio anche di qualche altra arma mitica. Ma ovviamente si parla solamente di un luogo chiuso, perché se la andiamo a utilizzare all'aperto, questa pistola scende addirittura quasi tra le ultime posizioni, possiamo dire. Comunque spero di aver reso bene il concetto di quello che voglio dirvi. Sicuramente una pistola interessantissima, ma molto limitata purtroppo, perché appunto utilizzarla dentro un tunnel prima di tutto non sarà sempre possibile. Non sempre sarà possibile sfruttare il rimbalzo del colpo e soprattutto non sempre riusciremo ad avere questo effetto ping pong che tanto devasta, specialmente in una missione di difesa. Se invece la posizione è favorevole, quindi il nostro colpo riuscirà a rimbalzare più volte, ve l'ho già detto prima, il DPS diventa esagerato. In questo video la state vedendo di fuoco, quindi contro gli smasher di natura e contro anche quelli fisici, ma sappiate che a quest'arma è possibile mettere qualsiasi elemento a vostro piacimento. Comunque ho percato questa pistola con livello critico, velocità di ricarica, elemento e doppio danno critico. L'ultima perk purtroppo non è variabile su quest'arma, quindi uguale per tutti. Comunque la build utilizzata per questo video, con Beetlejuice Ranger come primario, il vantaggio squadra di Totalmente Rock. Poi sono andato a mettere Calamity con aumenta il danno della pistola del 20% e l'impatto del 25% per i primi 6 colpi nel caricatore. Colpo della cintola, quindi aumento del 17% i danni della pistola e mitraglietta, subwoofer e ritmo di battaglia, rispettivamente per attivarmi il vantaggio del Totalmente Rock, e lampo di gloria, traslazione fasica, aumenta il danno di pistole e mitragliette del 35% per 4 secondi. È inutile dirvi che comunque, come ogni volta, ci sono altri 1000 metodi di poter portare quest'arma,
Per esempio, con Calamity Manolesta come primario avrete visto qualche spezzettone di clip qua e là. Ho utilizzato Calamity come primario e il vantaggio squadra del ritorno di fiamma questa volta. Quindi, rispettivamente due perk sulle pistole, quali colpo della cintola sempre e Beetlejuice Ranger questa volta nella squadra. Poi una sola perk che mi dà i wafer, pelle di dinosauro e forza di dinosauro, perché comunque anche Johnny Z-Rex ogni un secondo ci aggiungerà il 3% della salute attuale al danno del prossimo colpo con arma a distanza. Io raga purtroppo non ho più nulla da dirvi su questa pistola, se non comunque di consigliarvi di spendere l'oro che avete e di comprare questa Cacao 45, perché comunque bisognerà aspettare un altro anno. E sostanzialmente è un'arma che io personalmente non utilizzerei mai così spesso, semplicemente perché è troppo variabile. Semplicemente perché se sparo comunque uno zombie davanti a me non è che vado a infliggergli così tanto male. Bisogna appunto usarla in luoghi più ristretti per riuscire a estrapolare il massimo del suo potenziale. Un anno fa comunque non esistevano le bordate, non esistevano i set di eroi, non esistevano tutte le armi che esistono oggi e sono cambiate molte cose. Questa pistola si è dimostrata davvero forte in un luogo chiuso e non sto dicendo che quindi è una pistola da sottovalutare, ma semplicemente per i miei gusti è troppo variabile. Posso andare a infliggere veramente tanto male, così come posso veramente mancare tutti gli zombie che sono appunto chiusi in quell'ipotetico uno per uno, quindi non sfruttare quasi per nulla la pistola. Insomma, come dicevo, è troppo variabile per i miei gusti, preferisco affidarmi a qualcosa di più affidabile appunto. Io raga per oggi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su per farmi sapere se questo video vi è piaciuto, restate sintonizzati e attivate la campanella perché presto arriveranno un sacco di novità sul canale. Noi ci vediamo domani, bella bella!